Buonasera cari telespettatori, ed eccoci tornati a Sedrai Motosport e siamo alle ultime puntate e come da tradizione alla fine si festeggia. Questa sera lo facciamo con i protagonisti del Trofeo Rally Terra, il campionato nazionale che si corre sugli esterrati lungo la nostra penisola e vengo subito a presentarvi un parterre decisamente ricco di qualità e di quantità. Parto dalla mia estrema destra, Luigi Ricci. Ciao Gigi. Ciao, buonasera a tutti. Al suo fianco Dario Noventa. Ciao Dario. Buonasera a voi. Proseguiamo con la presentazione, Alice De Marco, ciao Alice. Ciao, buonasera a tutti. La quota rosa vincitrice assieme al suo compagno che ha, come giustamente, Enormare in auto alla sua sinistra, Mauro Trentin. Ciao Mauro. Buonasera a tutti, ciao. Mauro bentornato, vi dicevo campione italiano 2015 ma con un lungo palmarès e alla sinistra quello che ha fornito i pneumatici a questi equipaggi, mi riferisco a Giuseppe Pezzaioli. Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera a tutti. Responsabile del motorsport di Yokohama Italia. Mauro, doveroso aprire la serata con te. Parlavamo prima, Mauro, vincitore nel 2008, poi una leggera pausa, 2012 e 2015, due campionati vinti con Yokohama, tre campionati vinti con Peugeot. Dunque un processo e un matrimonio che prosegue in maniera vincente. Ecco, brevemente, la tua stagione, tante vittorie, quattro gare vinte su cinque, direi una stagione da incorniciare. Direi di sì, è una, una stagione quasi perfetta, a parte una piccola sbravatura nell'ultima gara dove siamo usciti, il, il resto è andato tutto per il meglio, eravamo nuovamente gommati Yokohama, una cosa che mi ha fatto estremamente piacere perché ho visto eh, la crescita dei pneumatici in questi anni in cui non li avevo più usati, quindi mi ha fatto molto piacere, e con una squadra nuova, il team di Munaretto che mi ha dato a disposizione una macchina sempre veloce, performante e affidabile. Quindi tutto ha funzionato, noi abbiamo cercato di non sbagliare e è andato tutto per il meglio. Gigi, anche la tua stagione è stata una stagione importante, parlavamo prima 5 podi, però è mancata forse la zampata per cercare di contrastare Mauro. Come, ecco, raccontaci com'è stato quest'anno. La stagione direi che è stata tutto sommato molto positiva. Errori durante la stagione non ne abbiamo fatti, la macchina è sempre andata bene, il supporto di Yokohama. È sempre stato ottimo, per cui sì, quello che è mancato è stata la vittoria, anche se in parecchie occasioni eravamo veramente vicini. Quest'anno Mauro ha avuto quel pelo in più eh, di noi, e, però, sai, anche essere sempre lì, pronti a raccogliere eh, eventuali eh, podi eh, è sempre comunque una bella soddisfazione e devo dire che tutto sommato sono molto contento di come è andata la stagione. Ecco, approfitto dalla presenza della tua Ford Fiesta R5 del Team Bernini. Anche tu, eh, a metà della stagione scorsa, hai fatto questo passaggio, questo upgrade prestazionale da una Subaru eh, R4 a, una, a un R5. Ecco, com'è stato questo passaggio da una vettura a questa? Ma per carità, questa è una vettura estremamente professionale e performante, alla quale sicuramente non ero abituato, perché avendo fatto tantissimi anni con i gruppi N e poi modificati in R è stato un, un passaggio traumatico, però devo dire che la soddisfazione che danno, che danno queste macchine, che sono macchine nate per correre, è sicuramente qualcosa di, di diverso e molto più, è molto più appagante. Giuseppe, dico, dico terra e dico Yokohama, siete stati i protagonisti delle ultime edizioni con, con Mauro, con Gigi, con Renato Travaglia? Ecco, una scelta tecnica o c'è qualcosa veramente in più delle, in questi pneumatici? Sì, in effetti abbiamo un prodotto che è veramente valido sulla terra con una gamma molto completa, questo ci, dà appunto, ci fa ben sperare di proseguire sempre al massimo sulle, su questo tipo di campionato. Abbiamo anche una gamma molto completa che, che parte dalle, dai Super 2000, dagli R5 fino ad arrivare all'R2 e alle categorie più piccole, per cui questo eh, ci dà anche una, una, una buona penetrazione all'interno di tutte le categorie. Eh, ovviamente eh, avendo un prodotto così buono è strategico per presidiare il, il trofeo Terra ed è quello che è stato l'obiettivo principale di questa, di questa stagione e della stagione scorsa. Senti, però mi viene una battuta, voglio metterti nell'angolo. La fame viene mangiando e visto che avete degli ottimi pneumatici, il 2016, presumo, ha riconfermato il Terra, ma c'è qualche ambizione di andare a, a scompigliare un po' i valori in campo anche sull'assalto? Beh, L'ambizione la, di scompigliare i valori sull'asfalto c'è sempre stata, è ovvio che in questi anni abbiamo lavorato tanto sul terra, meno sull'asfalto, anche perché c'era una situazione che si è chiarita solo quest'anno di cambio di regolamento, perché ci, vi ricordo che c'è stato appunto il cambiamento dalla gomma vecchia che si chiamava stampo alla gomma nuova omologata FIA con un disegno completamente differente, per cui quest'anno eh, abbiamo avuto l'intenzione di rimanere alla finestra a vedere come evolveva la situazione e anche eh, fare i primi test per capire come erano posizionati e come erano i nostri prodotti. Eh, L'anno prossimo vedremo un attimino di, di fare il punto anche in base al budget che avremo a disposizione e, e le opportunità che ci verranno proposte per valutare eventuali in presenze nel, nel CIR. È con piacere che questa sera ho anche dei colleghi, diciamo così, i navigatori e, e chiedo ad Alice eh, com'è vivere il trofeo Rally Terra all'interno dell'abitacolo con, con, con Mauro. Questo 2015 è stato il secondo anno che ho vinto il trofeo Rally Terra con Mauro Trentin. Abbiamo cominciato a correre nel 2000 e, fine 2010. All'inizio non era stato facile però perché lui è un pilota molto professionale e io arrivavo da gare più piccole lavorando molto insieme. Adesso con il buon feeling che abbiamo cerchiamo di prepararci al meglio per ogni gara. Abbiamo dato il massimo, abbiamo sbagliato l'ultima gara qualcosa, e, però siamo penso un buon equipaggio. Ecco, mi fa piacere sentire questo abbiamo sbagliato, questo è proprio sinonimo del gruppo. Faccio la stessa domanda a Dario. Dario, tu hai occupato il sedile di destra al posto di, 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 di Christine, la compagna di Gigi, in Sardegna. Ecco, periodicamente torni nel Trofeo Realitera. Com'è il clima del, del campionato e com'è correre con, con Gigi? Allora... Eh... Premesso che sostituisco Cristina per motivi. Beh, però l'hai sostituita bene, perché sono arrivati due podi in Sardegna, sì, il fatto del tuo meglio. Quello sì, quello sì. Però ripeto: sostituisco Cristina. Quindi eh, ho trovato un ambiente, ho fatto le due gare in Sardegna, dal Rally d'Italia: un ambiente molto, molto bello, molto amichevole, eh, cosa che in altri campionati non si verifica. Poi correre con Gigi, al di là dell'amicizia che da quando abbiamo 14 anni che ci conosciamo, ci frequentiamo, è, è, sempre, bello, è sempre bello, abbiamo fatto un'esperienza nel 2000 ancora come sempre io navigatore al Costa Smeralda e quindi oltre alla passione c'è anche l'amicizia che in macchina non fa male, non guasta. Mauro, anche tu quest'anno, un po' come l'aveva fatto Gigi l'anno scorso, hai, fatto, hai provato a fare un upgrade di prestazioni, sei passato alla 207 del team Munaretto, ah, sempre, sei sempre stato in casa con Munaretto, con l'R5, la 208. Alcuni piloti, anche nel campionato italiano, uno su tutti, Umberto Scandola, ha avuto delle difficoltà di adattamento con questa nuova vettura. Nel tuo caso come, come, come hai visto, come hai vissuto questo passaggio? A testa in giù. <ride> no, nel senso che abbiamo appunto fatto l'ultima gara, abbiamo avuto la possibilità avendo vinto il campionato, siamo partiti con la 207 perché è una macchina che conoscevo molto bene e che secondo uh, me e anche secondo Munaretto era una macchina ancora competitiva sulla terra e al momento che iniziava il campionato più affidabile. Siamo saliti nella, a bordo del 208. Costa Smeralda, l'ultima gara, abbiamo trovato una macchina molto performante, molto veloce e abbiamo visto che qualcosa in più la macchina ha. Eh, soltanto, come dicevi tu, è una macchina da capire, eh, ti dà delle sensazioni diverse. Ti sembra quasi che vada più piano, ma in realtà fai molta più strada, è molto più veloce. È un po' più difficile, all'inizio, secondo me, da, da capire da, da sfruttare perché ha tutta una guida abbastanza diversa, turbo, con un utilizzo un po' ristretto a 5 marce, però quando ti adatti la macchina è veramente molto performante e piacevole da guidare. In questa stagione, in questo periodo si, cominciano, allora, si festeggia quello che è appena passato, ma si comincia un po' a ragionare, a pensare a quello che potrebbe essere il 2016, sono usciti nuovi calendari, gare più corte, gare un po' più lunghe, eh, qual è l'obiettivo per l'anno prossimo Mauro? Beh, l'obiettivo sarebbe bello ripetere l'esperienza del Terra, però con una 208, eh, sicuramente, o con, comunque con una R5, perché è una macchina che nelle gare che faremo assieme a quelli del Cire sarebbe una bella sfida, credo per noi e per la Yokohama. Sperando che si continui a me farebbe molto piacere. Gigi, dubbiamente la stessa domanda anche a te, ci sono sei weekend da impegnare nel 2016, cosa farai e con chi lo farai? Allora cosa farò? Se, se riuscirò a, a imbastire il programma mi piacerebbe chiaramente ripetere l'esperienza di quest'anno, eh, se, possibilmente sempre con un R5. Ho visto con piacere che il calendario è stato rivisto sicuramente in meglio anche perché quest'anno l'esperienza che abbiamo fatto abbinata alla gara del mondiale non è stata proprio fantastica proprio a livello organizzativo e logistico. E se riuscirò a farlo sicuramente ho intenzione di rimanere nel terra e di ripetere, e di ripetere questo perché comunque è un campionato eh, bello, è un campionato molto divertente, correre sulla terra a me piace tantissimo. Giuseppe abbiamo già i contratti in saccoccia, come si suol dire, squadra vincente non si cambia e, e dovete difendere un titolo, anzi dei titoli che in sequenza sono arrivati negli ultimi anni. Sì effettivamente l'idea è quella di... Di presidiare comunque il terra, per cui mantenere, mantenere il posizionamento, mantenere nel limite del possibile le collaborazioni con, eh, sia con Gigi che con Mauro. E questo è l'obiettivo principale. Poi vediamo un attimino anche cosa succede e cosa, cosa riusciamo a fare nel, nell'asfalto, come dicevo prima. Per cui non abbiamo ancora chiuso nulla perché stiamo un po' vedendo anche, facendo i conti della serva per, per cercare sì. di capire per i budget che ci saranno per il prossimo anno. Intanto Gigi ricordava una cosa importante, due di queste gare del campionato italiano del trofeo Rally Terra 2015 e anche nel 2016 sono concomitanti con il campionato italiano assoluto. Questo è un ulteriore stimolo per cercare di alzare la e di portare Yokohama a lottare con i competitor in questo, in questo prodotto. L'idea di utilizzare l'R5 è un'idea che ci è sempre piaciuta e è nella nostra testa, proprio perché l'R5 è la macchina nuova, la macchina vincente. Per cui, avere un R5 che compete ad alto livello durante le gare di campionato CIR in concomitanza col CIR ti dà veramente il, il termometro di dove sei arrivato, anche perché consideriamo che i piloti del CIR fanno comunque molta più strada perché è il campionato più lungo, per cui hanno la macchina in mano per più tempo e la conoscono meglio, per cui riuscire a posizionarsi in una, nei, diciamo così, nei primi gradini del podio o comunque a livello di podio è comunque una bella esperienza, una bella, è un bel parametro. Eh, volevo fare una, una domanda ad Alice, eh, nei rally eh, vedo sempre più navigatrici donne? Eh, che clima c'è anche tra di voi all'interno del campionato? Tra l'altro tu non sei presente solo nel terra, ogni tanto alterni anche qualche gara fuori da questo campionato. Ecco, Com'è il clima competitivo che c'è tra, tra voi ragazze? Ma secondo me non, non possiamo parlare di competizione, comunque quando corriamo in macchina siamo anche noi dei, dei maschi e alla fine dobbiamo fare le stesse cose, ci dobbiamo comportare come sesso maschile e io direi che non, non c'è competitività con, con nessuno, ognuno fa il suo lavoro, si cerca di farlo al meglio e dobbiamo dare servizio per la squadra al nostro pilota, non dobbiamo guardare. Dopo siamo tutti amici. Il tempo come sempre è molto tiranno, ma volevo chiudere con una battuta con il campione in carica con Mauro Trentin. Ecco, non tanto una considerazione sulla tua stagione, ma una considerazione su questo eh, campionato che ho avuto anch'io il piacere di correre per parecchie stagioni e mi è rimasto nel cuore. Cosa possiamo dire a chiusa di quest'anno di quest e di questo campionato? Beh, Che la federazione dovrebbe spingere di più a fare correre i nuovi piloti, i giovani piloti sulla terra in Italia in un campionato così che si è dimostrato sempre molto competitivo e sereno e in un ambiente che si è dimostrato lealtà e stima reciproca tra i piloti come l'ho dimostrato in questi anni che io lo frequento oltre fra me e Gigi e tutti i concorrenti è un bel clima e questo è una cosa che per lo sport fa bene Io direi sposa pieno a questo concetto del vecchio da questo punto di vista, Mauro del lungimirante nel lanciare questa proposta ai giovani, quest'anno o meglio 2016 sarà anche un anno che permetterà di correre anche in gare con meno chilometri, forse un po' meno divertimento ma anche di costi molto accessibili e l'opportunità di correre in Italia su questi fondi è sicuramente la scorciatoia più importante per arrivare a gare più impegnative io ringrazio ancora Gigi Ricci grazie, grazie a te, Gigi, Dario Novini. grazie Alice De Marco, a te. Mauro Trentin e Giuseppe in conclusione come sempre un grosso ringraziamento per essere stato qui con noi, i complimenti a te e a tutto il gruppo di lavoro Yokohama per questo grande risultato, di sicuro ci sarà molto da lavorare anche nel 2016. Sicuramente ci sarà da presidiare il terra e vedere un po' anche gli altri campionati, grazie a tutti e anche a tutti i piloti che hanno corso con le nostre gomme, grazie e buona serata. Bene, con questo si conclude questa puntata di Save Drive Motorsport, ma non in maniera completa. Voltiamo pagina e andiamo a seguire le news dei campi gara della settimana. Riccardo Ragazzi torna al successo nel Maserati Trofeo World Series. La vittoria arriva in Giappone sul tracciato di Suzuka. Ragazzi, ho saputo sfruttare al meglio il vantaggio della pole position guadagnata grazie al miglior crono stabilito nel corso della Super Poll. Una prova condotta in solitaria senza sbavature, mantenendo la leadership dal primo all'ultimo giro in gara. Al secondo posto Romain Monti, il leader della classifica generale, che ha saputo superare nelle ultime tornate il pilota di casa Shini Nakano, ex pilota di Formula 1, ospite di questo appuntamento in Giappone e quindi trasparente ai fini della classifica quarta posizione per Adrian De Lenner, capace di superare Lino Curti, quinto al traguardo, finito di fronte all'australiano Richard Denny e al debuttante Alexander West. Nella seconda gara del quinto appuntamento del Maserati Trophy World Series trionfa invece Alessandro Fogliani. L'italiano scattato dalla prima fila per effetto dell'inversione della griglia di gara 1, ha ottenuto il suo primo successo nel campionato al suo primo anno, di fronte a un altro debuttante, Alexander West di Hong Kong. I primi due classificati provengono entrambi dalla Maserati Racing Academy. A completare il podio il belga Adrian Deliner di fronte all'australiano Richard Denny e Emanuele Smurra. Alessandro Giazzetti chiude sesto. I due prendenti al titolo, Romain Monti e Riccardo Ragazzi, non sono riusciti a prendere punti. E tutto è rimandato all'ultimo round di Abu Dhabi negli Emirati Arabi l'11 dicembre con il francese favorito in quanto può contare su un vantaggio di 40 punti con ancora 41 a disposizione. Il rally della Val d'Orcia parla internazionale. Il secondo appuntamento del campionato Race Day ha visto il dominio del 21enne campione rumeno Simone Tempestini, che in coppia con la Barca si è giudicato tutte e sei le prove speciali, in programma con la Forfiesta R5, confermando così il suo momento d'oro che lo vede protagonista anche del Mondiale Rally Junior. Alle loro spalle la coppia greca, Papa Dimitrio Pavlidis, ritornati in Italia dopo alcuni anni di assenza con la Ford Focus WRC. Mentre terzo gradino del podio è per un altro giovane, il piacentino Andrea Dalmazzini, con una Peugeot 207 Super 2000, in bagarre fino all'ultimo metro con il plurivincitore di questo rally, Taddei in coppia con Gasperi, all'esordio con la Forfiesta WRC. Quinto il vincitore della scorsa edizione, Obrig Fiorini, alla sua prima esperienza su terra con la nuova Fabia R5 di SA Motorsport, venuta in Toscana per prepararsi all'impegno mondiale del Rack in Galles. Inizia in salita per Cobbe, vincitore del primo appuntamento del Challenger Race Day al Nido dell'Aquila, che ha perso tempo nella prova d'apertura con un testa coda e poi ha recuperato solo sino alla sesta posizione. Marchiore e Marchetti si aggiudicano la particolare classifica delle due ruote motrici con la Renault Clio, mentre dopo questa gara quindi il Challenger Race Day vede in testa Luciano Cobbe, davanti ad Andrea Dalmazzini, leader anche del neonato Trofeo Peugeot Competition, terzo Francesco Fanari.